Ma buon salve a tutti amici miei e bentornati sul mio canale, io sono Furob Nintendo e oggi siamo tornati su WarioWare Gold per fare il nostro terzo episodio. Prima di iniziare però amici miei come sempre, sigla! Allora in questo episodio siamo tornati su WarioWare Gold, in questo episodio andremo... Da Mona, quindi andiamo! Ehi, ciao Mona, dimmi come posso aiutarti? Devo andare a una festa, ma non so proprio che cosa indossare. Cerchiamo di restringere il campo, chiudi gli occhi e pensa a ciò che ti piace di più. Bene, ora descrivimi quello che vedi. Vedo una coppa gelato e un morbido peluche. E poi cos'altro vedi? Vedo anche Wario. Wario? È così carino, con quel nasetto, la pancia e quei baffetti. Non capisco. Anche tu sei carino, sai, Gio? Mi piacciono tanto le tue guanciotte. Sono davvero così grosse? Ma no, senti, che tipo di vestito mi consiglieresti? Ecco, non so, forse... Magari qualcosa di dolce e carino, ma anche strano come Wario. Come quello? Andrei con il rosa, tu lo sai. Era il colore preferito del mio primo amore. Ah, com'era bella. Ah, Mona? Sono nel camerino. Tu portami altre cosucce. Ah, va bene. Diciamo che è partita da questo gioco che Mona è, sarebbe la ragazza di Wario qui. Però lasciamo perdere. Andiamo. Iniziamo subito. Incredibile, Mona. Pa-pa-pa. Il taglio giusto, ecco qua dovete stare attenti. La prima volta che l'ho fatto mi ricordo ancora l'avevo sbagliato perché avevo tagliato troppo. Ma sei scemo! Lo sapevo. Lo sapevi cosa che avevo fallito? Mona. Bene. Versa, allora. Di qua no, così. Bene. Bisogna stare attenti qua. Usate un minimo, un qualche secondo per avere il tempo di ragionare. Qua dovete spazzolare facendo destra, sinistra. Bene. Bene. Afferra. Pong. Perfetto. Ok. No, non lo perderò, Mona, tranquilla. Contali. Tre nei. Cioè, se dicevo che aveva meno nei, si offendeva comunque la tizia, quindi lasciamo perdere. Ecco, questa è abbastanza infame. Questa. Più avanti diventerà parecchio infida. Sbrigati. Dovete stare attenti perché se lo fate al momento sbagliato il tizio sbatterà contro le altre porte. Schiva. Di qua. Non so bene cosa sia questo oggetto blu, però ok. Premi? Hamburger col ketchup, che buono. Afferra? L'avevo capito subito la prima volta che l'ho fatto, però mi ha dato fatto un po'. Mi ha dato un po' mi era sembrato un po' strano, però vabbè, lasciamo perdere. Spruzza, qua dovete farlo nell'occhio. La prima volta che l'ho fatto non capivo. Pensavo che lo dovevo fare in bocca per qualche ragione, boh, non lo so. Adesso 2, 4, 6. 6 ce ne sono. Ta-da! E vai. Cerca. Il micio giusto bisogna cercare. Ah, che belli. Addenta. Qua bisogna stare attenti. Bene. Tra quanto arriva il boss, tanto per dire. Ok, qua attenzione, bisogna andare. No, questa papera non va mai a tempo. Quindi attenzione. Cioè, la papera gialla va sempre più veloce delle papere nere. Quindi attenzione. Quindi ora boss. Questo era il boss di Mona del primo Wario, questo, me lo ricordo. Di WarioWare Inc, se non sbaglio, sì. Attenzione alla mano, ovviamente, che se martellate la mano è la fine. Vai, fine! Figo, quel vestito. Ho trovato il vestito perfetto. Bene. È perfetto, non è vero? Ehi, Gio, stavo pensando. Dimmi, Mona. Senti, ti va di venire alla festa con me? Magari posso presentarti qualche ragazza vestita di rosa. Mona, sei troppo gentile. Non so, è da tempo che non esco per un'occasione mondana. Oh no,
faccio tardi, devo scappare. E poi non saprei cosa indossare. Ciao, ciao. Ma sì, se insisti allora andiamo. Mona? Mona? Giorgio, vai così, alla festa sarò proprio uno schianto. Saluta Dribble e Spitz da parte mia. Non in questo episodio però, mia cara. Vabbè. Alla fine è andata così male per Gio. Ruotiamo questo affare. Mona! L'idea di trasmettere il torneo in diretta è stata proprio un colpo di genio. Ah, non c'è niente di meglio che star seduto su una montagna di soldi. Finalmente sono ricco! A proposito, sono solo io a sentirlo o questo vaso ha uno strano odore? Dribble! Spizza! Ok, andiamo! Dove vuoi? No, volevo andare... Dottor Krygor! Dal Dottor Krygor, andiamo! Eureka! Quel fungo era proprio qui, chissà dove sarà finito. Temo di essermi perso. Trovato. Mike, sei tu? Sei venuto a cercarmi? Sì, Krygor. Eri in pensiero per me? Sì, Krygor. Oh, che cosa farei mai senza di te? Ti meriti un abbraccio forte. Percepisco pericolo, dobbiamo andare. Un pericolo? Questa foresta è infestata da un fantasma. Dicono che se ti vede ti insegue e poi ti picchia. Hai paura? Ma cosa dici? Io non credo nei fantasmi. Che cos'è? Ciao, come va? Una Robocolf? Che cosa ci fai qui? Sono stata abbandonata. Il mio creatore diceva che ero programmata male. Non gli piaceva come pulivo. Ma è terribile. Quindi tu non ricordi? Io sono... il tuo vecchio robot delle pulizie! Adesso ti insegue e ti picchia! Resto qui. Infatti poi WarioWare Touched è stato sostituito da cosa? Come si chiama? Da Mike? Ecco. Krygor, dovresti metterci più off... Dovresti... sfruttare di più le tue creazioni. Ok, il momento dello gira tutto. Ce l'ho fatta. Vinci. Vai. Sì! Cazzo, chi è il numero uno? Chi è il numero uno? Guarda che muscoli, altro che Batista. Ok. Magnifico. Magnifico. Fai due addominali. Questa c'ha la voce da Menz. Oh, ce la sto mettendo tutta, è Krygor, però sto pure registrando, quindi... colpiscine due. Colpiamo due uova e vai. Volendo potevamo... No, non mi piace fare... No, grazie, non sono portato per il tuo genere di lavori. A meno che non mi insegni informatica, non lo faccio. Vabbè, lasciamo perdere, copia. Qua stessa cosa delle papere prima della missione di Mona. Scala. Bene. Ottimo lavoro. Alleggia. Qua dovete stare abbastanza attenti. Più avanti la palla non è che farà destra sinistra. Starà sempre in una direzione più avanti la palla. Respingi. Ok. Stupendo. Mangia. Ma che capelli c'ha sto tizio? C'aveva sto tizio. Scocca. Katniss Everdeen. Esci. Questo qua la prima volta che l'ho visto l'avevo subito capito perché ci ho visto un po'. Ci avevo visto qualche film su sto coso. Su questa missione. Cavalcalonda qua, attenzione. A un certo punto fa la fregarella. Boss time! Che boss era questo? Non mi ricordo. Ah sì, oddio, questo può essere un bordello, aspettate. Ok, non è troppo un bordello. Vai. Dovrebbe essere quasi finita, infatti è quasi finita.
E fine. Ottimo lavoro. L'ho seminata. Avremmo fatto bene a portarla qui. Beh, ho aggiornato il suo software, ora dovrebbe funzionare. Quindi da oggi il laboratorio sarà più pulito. Grazie a voi. Adesso sono programmata per far fare le pulizie. Oh no, sai, nel trambusto ho perso tutti i funghi. Mike, non ci pensare nemmeno. Congratulazioni. Gli esperimenti falliti sono un'ottima occasione per imparare, Fura. Adesso tocca 18 volte. E adesso andiamo da 9 volte. Uffa, adesso c'è matematica. Cos'è quella faccia? Odio la matematica. Chi ha parlato? Io? Frank, e dai? Ti ho detto che non devi assolutamente venire a scuola con me. È vietato portare animali. Mica sono un animale, bellino. E tu non sei il mio padrone. Ma che cosa c'entra? Ma dimmi perché non ti piace la matematica. Perché no? Che c'è scritto qua? 100 meno 56. Vedila così. Un eroe ha 100 punti vita. Il mostro gliene toglie 56. Quanto rimane? 44 punti vita. Allora lo sai. E ora quanto fa 42 per 12? Un dardo incantato fa 42 danni e il mago ne lancia 12. Quanti danni fa in tutto? 504. Esatto, lo vedi che sei bravo in matematica? Ma questo è un gioco, non è mica noioso come la matematica. E allora potresti far finta che sia tutto un videogioco di ruolo, no? Oh, ho capito, tipo che la matematica è un'avventura e io sono l'eroe dei calcoli. Non esageriamo. Adesso fo, qual è il mio compito? L'ande di matematica sta arrivando! Va bene, eccoci qua, siamo 9 volte, dunque... cosa devo cambiare? Sì. Non me ne accorgo subito, scusate. Comunque, a quanto pare in questo gioco gli hanno dato una S, una S moscia a 9 volte. Non chiedetemi il motivo. Ok che 9 volte ci avrà tipo in media 9 anni. Però vabbè. Tostissimo. Comunque mi piace Frank con quel cappello. Questo qua tra l'altro mi sembra che è stato il primo gioco WarioWare Gold dove è apparso Frank. Più veloce. No, perché Frank prima non esisteva. E non chiedetemi che cosa sia Frank perché non ne ho idea. Allora, via. Non mi piace il gioco Arena Exit Bike, come si chiama. Neanche quello su Mario Kart 8. Non mi uccidete, schiaccia. Vai. Sono abituato su Mario Maker per fare sto gioco. Allinea. No, non così, grullo. Ok. Questo qui era un videogioco per... di Nintendo, sappiatelo questo qui, vecchio. Agita. A proposito di Mario Maker, ecco qua che dobbiamo creare un cupo rosso di Mario Maker. Ah, che poi quando è uscito il gioco non esisteva ancora neanche Mario Maker 2. Vero. È uscito l'anno dopo Mario Maker 2, è uscito l'anno dopo. Ammazza. Spara. Grazie cane. Imbattibile. Imbattibile. Conta. 2, 3, 4, 5. Yeah. Dunque, ah sì, questo è facile. Oh, che belli suoni dei vecchi Zelda. Amiibo. Siamo quasi alla fine. Ok, lo stilo. Io c'ho, posseggo proprio un New 2 DS XL, quindi... It's boss time! Qual era il boss? Ah, me lo ricordo. Questo è carinissimo. Questo qui è un altro giocattolo di vecchio di Nintendo. È in pratica questo braccio. Attenzione ai granchi, dovete respingerli via con lo stilo. Vai, pesce. Per il gatto viola, che è il gatto più bello secondo me. E ora... Attenzione al tizio perché sennò poi mi sa che viene annullata la missione. E fine. No, scusa. Bene. Ce l'hai fatto. Il mostro
se ne parla? Tu sei giovane e devi crescere. E poi i dolci fanno male alla mia età. Sei molto vecchio, Frank. Eh certo, ho già un anno. Che? Non lo sai? Gli animaletti invecchiano più velocemente. Complimentissimi. Incredibile, Fura. Anche a te piacciono i videogiochi, vero? Dai, ti aspettano Young Cricket e Maestro Mantis. Comunque, vedete, c'ha la S-Mosha lui. Bene. Prima di battere Wario, devo diventare forte forte. Ehi, hai fame, cagnolino? Sono piena. Maronna che russi, eh. Non lo dico il nome ancora. Maronna che russi. Va bene amici miei, spero che questo video di WarioWare vi sia piaciuto. Come dico sempre, iscrivetevi, mettete mi piace, lasciate tanti bei commenti sulla pagina Instagram e Twitch ovviamente, che trovate sotto la descrizione di questo video. Attivate la campanella, condividete i miei video sui social. E noi furabiotti ci rivedremo presto. Oh, wow.